Vai. Vai, siamo tutti. Sindaco, allora si parte, Mosciano, i galoppi, sette, tante batterie, insomma, e tanti cavalli. E soprattutto sì, un grandissimo pubblico. Sì, galoppi, anche qualche trotto, oltre a qualche galoppo. No? Voglio dire, seriamente siamo qui, mi sembra ci sia davvero un clima di festa, e questo credo sia la cosa più importante e fondamentale. Mi sembra ci sia tanto divertimento, anche le battute si scambiano fra noi, fra con i giornalisti. Credo che questi incontri siano anche un modo per ritrovarsi, no? Perché il palio è sostanzialmente, come ho sempre detto, un incontro fra persone, qualche volta anche brusco perché c'è le rivalità, e spesso invece si intravede, si vedono persone magari erano tanto tempo che non incrociavamo, no? Per motivi di lavoro, per motivi di spostamento dalla città e quant'altro, e quindi queste occasioni sono occasioni assolutamente sociali, oltre che essere ovviamente anche nel senso più vero del termine, anche sportive, per capire la messa a punto dei cavalli, le condizioni anche se è molto presto, anche dei fantini, e anche per incominciare a incrociare, questo lo fanno le contrade, tutti quella tela così importante, così bella, appassionante e misteriosa anche per tanti versi, fra le contrade, fra le rivalità e anche le opportunità che poi si declinano la sera alle 7 del palio. È stato molto apprezzato il sopralluogo fatto venerdì qui alla festa di Mosciano, e apprezzato dagli addetti ai lavori che hanno parlato, insomma, di una festa in buone condizioni, quindi è stato un altro momento importante. Ma guardi, io intanto devo ringraziare tutto l'ufficio palio e anche ovviamente il responsabile, che è Guido Collo, perché noi siamo attenti alle sollecitazioni sia dei proprietari che dei fantini, e ovviamente quindi abbiamo fatto questo sopralluogo su una specifica richiesta, perché quando è tanto che non viene utilizzata una pista, sapete bene, si può formare un crostone, per così dire, una crosta che potrebbe creare degli scivolamenti. Spero questo non si verifichi. Comunque noi abbiamo posto tutta l'attenzione, che è tipica di Siena, che è tipica nostra, tipica della nostra cultura, che è una cultura paliesca, ma è anche una cultura riguardante gli equidi, va bene? Perché che vuol dire non solo una cultura legata alla velocità e al riuscire a performare, ma vuol dire anche alla salvaguardia degli equidi. Questo anche è la nostra... pista del tamburo l'avete già messa a posto, quella di Monticiano, anche se c'è ancora un paio di settimane. Sì, la pista di Monticiano in genere ha sempre creato meno problemi, quindi ci sarà un sopralluogo da parte dell'ufficio palio e vediamo se è necessario anche lì fare delle prove preventive, ecco, tutto qui. Ma la cosa più bella è questo clima di incontro, di bellezza, e anche una bella giornata, come vedete, e poi... Forse anche qualcuno di noi, non voi, ma insomma qualcuno di noi, siete tutti molto più giovani, però qualcuno ha un paio di capelli bianchi in più, forse anche qualcuno anche un po' invecchiato, ma non parlo di voi ovviamente, però è bello rivedersi qualche volta, e poi sapete perfettamente meglio di me che poi, passato il periodo della rivalità, poi ci sono anche degli incontri che in qualche modo fanno capire che la nostra civiltà senese è qualcosa che sta al di sopra di quelle beghe sociali che troppo spesso riguardano tanta parte d'Italia e d'Europa. Io torno alla tutela dei cavalli. Per quanto riguarda il serio impegno, il presidente dell'associazione proprietari allevatori, no? Aveva chiesto, insomma, non di chiudere un occhio, quello assolutamente non è possibile, però di essere tolleranti ai veterinari. Ma guardi, i veterinari sono una squadra che ha un'esperienza molto importante. Io, come sapete,
Il palio lo organizza il comune e segnatamente il sindaco, quindi le decisioni le prende tutte il sindaco, ma ci sono delle decisioni che invece competono specificamente sia ai veterinari sia anche ai capitani. Per esempio la scelta del mossiere certamente è di competenza dei capitani. Io credo che qui bisogna vedere la stabilità degli animali, la loro forma, va bene, e ovviamente ci sarà anche dei momenti in cui si capisce il cavallo verrà valutato nella sua performance, ma di per sé non è un dato ineludibile in questo caso il serio impegno, ma è una cosa, abbiamo già discusso anche con i veterinari, come sapete, perché io credo che quest'anno la particolare attenzione sarà alla solidità mentale, alla sensibilità anche dell'equide e ovviamente alle condizioni, perché 2 anni fermi significa, anche se gli animali mi sembrano tutti in buona salute per quel poco che io ci capisco, però è necessario scegliere cavalli che abbiano una resa, diciamo, in sicurezza e un'affidabilità assolutamente importante. Questi sono i 2 aspetti fondamentali. Sapete perfettamente che il palio non è una corsa di velocità, è una corsa tecnica, una corsa molto complessa che riguarda più le traiettorie che non la performance assoluta di velocità. E sapete bene che quando ci sono 30.000 persone che in Piazza del Campo applaudono, urlano e comunque fanno sentire la propria presenza, la testa del cavallo è fondamentale per capire come reagisce. E anche il cavallo più veloce del mondo, se non ha una testa molto stabile, può non rendere come ci si aspetta. Sindaco, in questo clima piacevole di ripartenza c'è un aspetto che dobbiamo riconquistare, che dobbiamo recuperare, forse abbiamo smarrito in questi 2 anni? Ma c'è un aspetto, io spero che l'aspetto che dobbiamo riconquistare, ma non tanto sotto il profilo del palio di per sé, dobbiamo riabituarci che passata questa pandemia, e si spera anche un altro problema e c'è, ma che spero non attinga l'Italia in maniera diretta, non solo Siena ovviamente, dobbiamo semplicemente ritornare ad essere quelli che siamo sempre stati, persone che dialogano, persone appassionate, persone che nel momento che si riconoscono in un'unica bandiera, che è la balzana del Comune di Siena, pur avendo nel cuore ognuno il proprio colore di appartenenza. Questa è la vera lezione che ha dato Siena, che sta dando a Siena in ogni settore, anche nei rapporti fra stati, che purtroppo avete visto che cosa sta combinando oggi. Per cui il significato è che io credo che non si perda in 2 anni, si può un po' attenuare questa nostra tradizione e questa nostra cultura, ma non credo si sia perso la nostra cultura di base. Basta farla rinverdire velocemente, ma vuol dire far rinverdire qualcosa significa che ci sono delle radici ben solide in questo tipo di comportamento. Signor Sindaco, qualche giorno fa le previsite disse che il 30 di giugno era il termine ultimo per le limitazioni della pandemia. Ci sono novità in questo senso? Ma mi pare che il governo stia dando delle accelerazioni sotto questo profilo. Ora addirittura il 30 di marzo sembra ci sia una sorta di liberi tutti, consentitemi questa espressione un po' atecnica, quindi addirittura forse ci potrebbe essere anche un effetto anticipatorio rispetto a questi aspetti. Quello che rilevo è che io ho mandato un protocollo a tutti gli enti preposti, quindi alla prefettura, alla questura, a tutte le forze dell'ordine, ovviamente riguarda un protocollo che era molto restrittivo perché è stato fatto il 7 di febbraio. Ad oggi non ha avuto rilievi rispetto a quello, quindi noi siamo pronti anche per una recrudescenza, anche se si dovesse tornare indietro rispetto alla situazione attuale. Mi pare che invece si vada verso una maggiore libertà e quindi l'auspicio, non è sicuro, l'auspicio è che però si possa fare il palio quasi in condizioni abituali. Si pensava dicesse anche un palio straordinario prima del palio di luglio. Palio straordinario, sapete bene, l'articolo 2 del regolamento prevede che ci deve essere la domanda da parte delle contrade o degli enti preposti entro la fine di marzo. Oppure un evento eccezionale,
che la fine della pandemia, la fine della guerra o altre cose che però non devono essere normate, nel senso che se c'è una ricorrenza la sappiamo in precedenza e quindi se non viene presentata entro la fine di marzo sfuma quella possibilità, però ci sono altre possibilità, resta da vedere se mi faranno, perché il comune la può presentare ma anche tutte le contrade, anche tutta una serie di enti e sapete bene sono previsti nell'articolo 2. Grazie mille. Grazie.